a tutti i colleghi, a partire da Alice, da Enrico, dai collaboratori di giunta, dai consiglieri, ai cittadini anche di Polverara. Non aggiungo molto a quello che ha detto Pierpaolo, se non che è incredibile che una persona che decide di dedicare alcuni anni della propria vita, facendo grandi sacrifici, basta chiederlo, che ne so, alle mogli, oppure ai figli, oppure al posto di lavoro, o al marito, che cosa vuol dire amministrare oggi, è incredibile che nonostante questo uno debba anche subire questo tipo di pressioni e di violenze. E quindi ritengo importante non solo la presenza dei sindaci a testimoniare questo momento di solidarietà nei confronti della popolazione e dell'amministrazione di Polverara, ma è importante anche il sostegno dei cittadini, che facciano capire in maniera esplicita, anche solo con uno sguardo o con un abbraccio, che gli amministratori su questo non sono soli. E quindi è un appello che io faccio a tutta la città perché dia questo segno. Non è la stessa cosa leggere la notizia sul giornale e dire, vabbè, è capitata anche questa, piuttosto che invece dare un segno tangibile, semplice. Non occorrono grandi formalismi, però di vicinanza e di solidarietà. Perché questo serve a isolare in questo caso questa forma di mafia che probabilmente non parla né siciliano né napoletano né calabrese, ma è mafia. Ed è a casa nostra. E a noi viene chiesto di prenderci un pezzo di responsabilità, al sindaco per la propria parte, ai cittadini per la propria parte. Nonostante questi giorni di tensione, io dico la verità, quando ho letto sul giornale le dichiarazioni fatte dall'amministrazione, mi si è riempito il cuore, perché verrebbe voglia, proprio perché insomma, chi fa il sindaco adesso non si porta a casa soldi, ed è molto difficile essere ai giorni d'oggi dei sindaci popolari. Perché tutti i cittadini fanno i conti con i sindaci del mondo di prima, quando fino a qualche anno fa c'erano ancora le vacche grasse. Adesso è difficilissimo far quadrare i conti, garantire i servizi minimi, in cambio di niente, sottraendo pezzi di vita personale per investirli per la comunità, confidando che questo sia da farsi, cioè c'è un senso del dovere in ogni caso che ci muove. Ecco, è difficile questa condizione, verrebbe da dire mandate tutti a quel paese e invece siamo qui. E questo è il plauso che io faccio a chi, insomma, oggi tocca ad Alice e ai suoi collaboratori, domani potrebbe capitare a chiunque di noi, in ogni caso va avanti. Quindi io ringrazio per questa grande testimonianza che conforta e dà un senso al lavoro che tutti cerchiamo di fare al meglio delle nostre possibilità. E vi chiedo di nuovo, state vicini a chi in questo momento vi rappresenta, sapendo che difendendo il sindaco e l'amministratore si difende la legalità e anche il futuro dei nostri figli. Grazie. Sì, dicevo prima che sono presenti diversi rappresentanti di enti e amministrazioni. Faccio brevemente l'elenco di chi è presente, non soltanto per fare l'appello per l'appunto, ma quanto per dare un segnale da dove ci arrivano manifestazioni di solidarietà, anche da persone molto lontane geograficamente da noi. Vado soltanto in primis i cittadini di Polverara. Molti hanno firmato ed è giusto che lo facciano perché è un segnale. I cittadini di Polverara sono dalla parte di chi tutela il bene comune, non dalla parte di chi usa mezzucci per insinuare sospetti o per tornaconti che non sono certo quelli della nostra comunità. Gli altri che sono presenti, ci sono rappresentanti sia come sindaci o consiglieri delegati di comuni a noi limitrofi, ma anche comuni lontani. Per l'appunto abbiamo sindaco e vice sindaco di Carbonera, provincia di Treviso. Consigliere di Zerobranco, sempre in provincia di Treviso. Abbiamo poi un consigliere comunale di Pontelongo, il presidente del consiglio comunale di Este,
l'assessore di Legnaro, il sindaco di Cadoneghe, il sindaco di Noventa Padovana, il sindaco di Rubano, il sindaco di Baone, il sindaco di Arre, il sindaco di San Donà di Piave, che è anche coordinatore regionale di avviso pubblico, membri del direttivo nazionale di avviso pubblico come Claudio Piron, come coordinatore Pierpaolo Romani, il sindaco Maria Grazia, scusami Maria Grazia, ti ho visto come fotografa in questo momento, quindi non me ne volere. Il sindaco, il vice sindaco di Piave di Sacco, il sindaco di Povolenta, l'assessore di Due Carrare, il sindaco di Alfa Grande, il sindaco di Bagnoli di Sopra, il sindaco di Ponte San Nicolò, il sindaco di Sant'Angelo di Piove. Se ho dimenticato qualcun'altra amministrazione, non me ne vogliate, basta che diciate la vostra presenza. La preside dell'Istituto Comprensivo di Legnaro e Polverara, che ringrazio per Nuotaro, che ringrazio per la presenza e il sostegno. Crediamo, permettetemi un piccolo inciso, il valore educativo di quello che è il cammino verso la cultura della legalità è pari se non superiore al lavoro della pubblica amministrazione. Per quello è particolarmente importante la sua presenza oggi, la ringrazio. E poi abbiamo il comandante della Polizia Municipale Intercomunale che rappresenta un po' tutti i dipendenti che lavorano nella pubblica amministrazione, anche loro sono toccati purtroppo da questo tipo di insinuazioni, da questo tipo di minacce e sono con noi in questo percorso. Lascio la parola adesso di nuovo, grazie a tutti per la presenza e lascio la parola a Claudio Piron del Direttivo Nazionale di Avviso Pubblico per un contributo.